La mia è una storia. Piccoli doni divini di VB, testimonianza di Domenico Pollice, strumento del Cenacolo Umanità in Movimento. La mia è una storia un po' anomala, poiché se qualcuno mi avesse detto che un giorno io avrei fatto il medium, gli avrei senz'altro riso in faccia. Io non credevo neanche a me stesso. Come avrei potuto credere nell'aldilà? Sono sposato da quasi 30 anni con Elena. Mia moglie, fin da piccola, dimostrava di possedere delle facoltà paranormali, come ad esempio la visualizzazione di entità, la previsione di catastrofi naturali, la possibilità di guarire con il potere della mente, la diagnosi di malattie e quant'altro. 30 anni fa, parlare di questi argomenti significava essere etichettata come strega. Spesso mia moglie cercava di parlarmi di questi suoi strani poteri, ma non le davo ascolto, semplicemente per il fatto che non ci credevo. Per me il problema nasceva soprattutto durante la notte, perché le entità cercavano di comunicare tramite Elena. Allora mia moglie mi svegliava, perché il fenomeno la intimoriva e quando ciò accadeva io le rispondevo in modo alquanto duro, dicendole di non svegliarmi per queste sue allucinazioni, anche perché l'indomani dovevo andare a lavorare e avevo bisogno di dormire. Questa storia andò avanti per qualche mese fino a quando decisi di ascoltare mia moglie. Elena iniziò allora a raccontarmi le sensazioni che aveva durante la notte, ma io, pur cercando di prestarle attenzione, rimanevo molto scettico su ciò che diceva, poiché la realtà che io vivevo era ben diversa da quei presunti fenomeni. Tuttavia, un bel giorno in me scattò qualcosa di indefinibile. Cominciai così a leggere libri sul paranormale, per cercare di capire se tutto ciò che accadeva a mia moglie poteva avere un qualche spunto di verità e soprattutto se io ero coinvolto in qualche modo in questa vicenda. Riuscii a scoprire, attraverso le mie letture, qualcosa di sorprendente e inatteso. Tutto ciò che accadeva ad Elena era spiegato dagli studiosi del paranormale. E quindi ciò che lei asseriva era tutto vero. Continua.